Bentornati su Tourist Bus Simulator. Io sono Tuffo Mix e siete sul mio canale YouTube per seguire un ennesimo episodio di questa avventura simulazione autistica, direi molto carina. Molto carina e molto ben fatta. Ok, iniziamo subito entrando subito nella schermata principale, così vediamo dove siamo esattamente. Siamo nella nuova appartamento desolato, vuoto, che fa proprio schifo, che abbiamo preso, siamo arrivati qua proprio nell'ultimo episodio, l'abbiamo comprato per poche migliaia di euro, il nostro appartamento vuoto, tutto da sistemare, dobbiamo pian pianino cominciare a fare cambi a scrivania, vediamo, cambi sedia d'ufficio, devo individuare un negozio di ferramenta, va bene, intanto siamo qua. Intanto grazie a tutti i ragazzi e ragazze per essere sempre puntuali con i miei video, essere sempre qua a guardarli, anche se magari a volte possono anche non piacere, va a gusti. Spero che questa simulazione vi piaccia, a me mi sta piacendo abbastanza, mi sta prendendo bene. Primo episodio mi ero un po' addormentato, ora comincia ad essere un pochino più punzecchiante la cosa. Comunque, grazie a tutti coloro che si apprestano a seguirmi in questa avventura. Chiederei a chi ancora non è iscritto di fare un'iscrizione, mi aiuterebbe moltissimo nel mio canale a farlo crescere, ovviamente. Seguite questa iscrizione, la trovate sotto da qualche parte nella pagina di YouTube. Ovviamente cliccate anche sulla campanellina, attivatela, così sarete sempre avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video, un nuovo contenuto. Se alla fine del video questo vi sarà piaciuto, allora potreste anche mettere un like, un mi piace, e con un commento scrivere se la serie vi piace, se volete che la continuiamo, se non la volete più, se volete qualcos'altro, insomma quello che volete. Ed eccoci adesso qua, rientriamo dentro casa, ci diamo un po' un'occhiata alla situazione. Nel frattempo vi ricordo tre amici che pubblicano contenuti su YouTube e qualcuno di loro anche su Twitch, ma tutti in questo momento stanno portando eFootball 2022. Lo porto anch'io, ma momentaneamente sono fermo perché stiamo aspettando che inizi la seconda fase del campionato 1, inizierà il 2 di giugno. Salutiamo quindi Alessandro Gamer e Burno. E Burneo, scusate, e Stefano Ferrari DJ. Sono tre amici che si occupano appunto di videogame, portano diversi giochi carini, di calcio, di auto, di avventura, di azione, un po' di tutto. Andate a vederli, trovate l'indirizzo YouTube nella mia sezione apposita dei canali e da lì potrete poi vedere se vi piacciono, guardate i loro video, scegliete se dargli a loro un'iscrizione, un like, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, vediamo, carta da parati si può cambiare? No. Negozio di ferramenta. Sì, possiamo cambiare tutto, ma però andando sempre nel negozio di ferramenta, perché così non mi fa niente, ovviamente. Però possiamo cambiare tantissime cose. Cambia il tavolo. Ci sono varie possibilità, cambia, sì, tutta roba che possiamo eventualmente andare a comprare da un ferramenta. Dov'è il ferramenta? Beh, lo troveremo intanto. Nel frattempo, usiamo. Sbagliato. Quando faccio questo tasto, blocco tutto come sempre. Penso di aver risolto, quindi si va così, si tira via e sparisce tutto. Ok, a questo punto allora usiamo. Che ci fa fare il gioco? Non so il gioco adesso cosa vuole che facciamo, non ci dice nulla, noi usiamo e vediamo cosa ci dice di fare. Niente, andiamo alla macchina, l'appartamento l'abbiamo, vuole che lo rediamo? Vuole che rediamo la nostra macchina? Ah, Madonna, ma questo come ha parcheggiato? Ma c'era anche prima questo qua? Allora, con la mappa sicuramente troviamo una ferramenta. Allora, eccola qua. Qua cosa abbiamo? Negozio di mobili. Ora, possiamo andare tranquillamente alla nostra sinistra. In fondo alla strada c'è un negozio di mobili.
C'è anche un autobus, ma non è che ci interessa al momento l'autobus, eh? Ma il negozio di mobili ci interessa e come. Eccolo là, lo vedo da qui dietro. Si può correre? Che succede? Ha fatto buio? Ok. Ah, se io faccio così. Non lo so, il negozio dei mobili è quello, giusto? Brand, ok, andiamo subito, attraversiamo la strada, qui se non è pericoloso, vai così. La la la, vediamo un po' che si può fare. Ok, questo negozio ti permetterà di ordinare vari tipi di mobili per il tuo appartamento o casa privata, direi che va benissimo. Quindi, 1, 2, 3, che vuol dire? Un divano, io vorrei anche un letto però. Sleame, ok. Va bene, quindi vado sui mobili. 6 giorni d'ufficio, un tavolino. Vabbè, dove si entra? Permesso, cioè, qua è chiuso. Io volevo comprare. Oh, ancora qua. Sleamering, ok. Devo telefonare? C'è qualcuno? Bah. Vediamo di fare un giro dall'altra parte, magari qua dietro. È chiuso. No, il negozio è qua. Quindi prendiamo quello che troviamo. È tutto qua. Non so come si fa a comprare, magari ci sarà un sistema, lo scopriremo, 30% di sconto solo qui, va bene. Io vorrei comprare il mobiletto qua. Forse siamo venuti qua ed ora ci riconosce? Sì, probabilmente adesso ci riconosce. Torniamo a casa. Torniamo a casa. Probabilmente possiamo passare anche da dietro, probabilmente. Passiamo anche prima, eh. Madonna, si arriva a questo sparato, eh. Passiamo anche da dietro, che sicuramente facciamo prima. Tanto la nostra casa dovrebbe essere quella là in fondo, se non vado errato. Di qua sicuramente passiamo molto prima, eh. Passiamo da dietro, è questa la nostra casa. È questa? Non lo so, vediamo. Sì, è questa, è questa. Torniamo subito su, andiamo nella e vediamo se possiamo ordinare qualcosa. Forse adesso possiamo ordinare quello che vogliamo, eh. Allora, andiamo, vediamo, cambia cucina, vediamo, cambia cucina. Vediamo, no, che la cucina non ce la fa cambiare. Cambia tavolo da pranzo, cambia sedia da pranzo, cambia divano. Il divano l'abbiamo visto, probabilmente ce lo farà vedere. Cambia divano, oh, cambia, ok, sì, ulala, 800, 2000, 2000, nah, 800. Io direi di prendere questo per adesso. Ah, non possiamo. Ah, ok, ci fa comprare quello che costa meno. Oh, abbiamo già messo un divanetto. Il bagno ragazzi è importantissimo. Il bagno è importante. Cambia toilette, assolutamente non possiamo cambiare la toilette. Niente, cambia lavandino. Non c'è lavandino, non si può cambiare. Qua bisogna andare. Ah, un ferramenta. Questo non è un ferramenta, questo era cambio il divano, cambia la lampada, vediamo. Cambia tavolo da pranzo, ok? Direi che questo è carino, però costa troppo. A noi va benissimo questo qua e ci va alla grande. E ci va alla grande. Oh, abbiamo già messo un bel cambia quadro. Oh, la carta da parati fa un po' cagare. La carta da cavare, vediamo se ci fa cambiare. No, purtroppo quella bisogna andare da un ferramenta. Dobbiamo cercare un ferramenta per sbloccare la carta da parati. Nel frattempo, insomma, qui c'è da dare la carta, ragazzi. Non so se vi interessa, magari al momento facciamo così e ci rivediamo fra 5 minuti. A questo punto, ragazzi, più di così non si può comprare. Quello che abbiamo, lo vedete, è una scrivania con un computer, che al momento non è collegato, forse manca la linea. E le altre cose, dobbiamo trovare una ferramenta.
una cucina, è un negozio di cucine e una ferramenta dobbiamo trovare, se no non possiamo prendere il resto. A sto punto direi di andarcene da qua, di tornare in ufficio, possiamo fare probabilmente il viaggio rapido, vediamo se riusciamo a fare il nostro viaggio rapido senza bisogno di... con il quadrato, andiamo nel nostro ufficio, vediamo. Il nostro ufficio è qua, dovremmo riuscire a fare il viaggio. Esatto, viaggio rapido e torniamocene. Nel nostro ufficio vediamo di fare un'altra missione, qualcosa, perché se no... Ah, vediamo se la macchina rimane insieme a noi, non vorrei che la macchina rimanesse là, che noi viaggiamo come su teletrasporto con l'Enterprise. Infatti la macchina c'è, perfetto, c'è anche il nostro coso qua, perfetto. Idea, un attimino andare a vedere dentro qua, voglio vedere cos'altro non abbiamo ancora trovato qui dentro, perché ci sono delle cose che probabilmente non abbiamo ancora visto nella nostra officina, che poi qua potremmo anche riparare eventualmente il nostro furgone, le varie cose, vediamo. Qui c'è una cartina, cosa c'è qua? Ho visto lampeggiare qualcosa. Suggerimento: nuove coordinate aggiunto. Esquinzio, cosa c'è Esquinzio? Ah, la spiaggia. Madonna, sei laggiù in basso, Esquinzio, perfetto. Noi siamo qua su. Ok, nuova aggiunta e Squincy, un posto da andare a vedere sicuramente. Vediamo che altro c'è qui in giro, perché ho notato che ci sono delle cose da prendere, da fare, che magari oggi non abbiamo visto, non abbiamo fatto. Vediamo. Niente, qua c'è niente di che. A volte basta po' 2.500 dollari, ragazzi, non sono mica pochi. Madonna. Se facciamo i soldi così è un bel andazzo, questo cos'è? Ah, qui si apre e si chiude, grande il barattolo. Ok, qui non c'è altro, andiamo su, vediamo se c'è qualcosa da fare qui sopra. Il frigo si apre, il frigorifero, c'è scritto qualcosa qua? Niente, no. Ah, saltiamo, possiamo anche saltare, grande. Allora, il divano non c'è nulla, qua c'è un computer, riparazione dell'auto. Oh, vediamo, leggiamo un attimino qua. Allora... le riparazioni le possiamo fare? Come funziona? Ah, ok, cambio olio a posto, pneumatici, cambio cinghia, diciamo che abbiamo fatto 78 km, 79 componenti, vediamo tutti ok, danno carrozzeria 35%, mi ha fatto una bella botticina. Come si fa a riparare? Ah, di qua, ripara. Riparazione esterna. Esterna o interna la nostra? Non lo so, vediamo. Il veicolo è già nell'officina esterna. Ah, ok. Quindi questa. Appuntamento esistente. Ah, sì, mi ha già preso l'appuntamento, perfetto. Hai preso l'appuntamento, non mi ricordo quando, ma mi ha già preso l'appuntamento, perfetto. Quindi usciamo dalla riparazione, vediamo cos'altro ci può essere qua di interessante. Un computerino portatile, un altro computer di riparazione. Direi che qua non c'è altro, è un TV, ok, non c'è altro che ci può interessare, qua un violino, cavolo, siamo noi oppure qualche nostro dipendente che suona il violino, ma chissà, qua non c'è altro, lì abbiamo visto prima che non c'era nient'altro, se non sbaglio, quindi usciamo dal nostro, da qua, vai, usciamo dalla qua, andiamo in ufficio. Andiamo in ufficio, che poi l'ufficio è qua. Andiamo in ufficio un attimino e cerchiamo di capire cosa abbiamo da fare e vediamo gli appuntamenti. Ok, tanto andiamo a vedere le nostre spese. Allora, abbiamo tanti di qui uffici qua, qua perfetto. Qua c'è un computer con le finanze che ci dice che abbiamo speso. Ok. Entrate complessive 201.000, entrate, vediamo le entrate così, 1.500, 200, quindi, ah, 5.55 sono i tre passi, va bene, wifi 59 euro, spese settimanali 3.000 euro, spese complessive 194, debito 204. Entrate, spese, ok, prestiti, 1.500,
nuovo prestito, direi che per il momento non chiediamo niente. Qua siamo a posto, qua che c'è di interessante, statistiche, tour completa di 3, autisti 1, veicoli 1. Ah, qui abbiamo le nostre cose, rapporti, va bene. Usciamo da qua e andiamo a vedere le altre nostre cose. Qua ci deve essere un qualcosina da leggere, contratti, ok. Nessun contratto disponibile, assicurazione, servizi wifi abbiamo fatto, parte di ricambio siamo a posto così. Qua che c'è, programma, ok. Il programma cos'è? Martedì 7, servizi navetta, ok. Direi che qua siamo a posto con tutto. Gli appuntamenti, calendario, vediamo. Il giorno 11 abbiamo il meccanico. Io direi a sto punto di andare direttamente al giorno 11. Quando ce l'ha questo? Glielo diamo. Dai, diamo all'autista il veicolo perché si deve fare. Piove. Un attimo che bevo. Ragazzi, piove. È bellissimo questa cosa qua della pioggia. Voglio vedere l'acqua com'è. Beh, è forte. Cioè, è fatto bene, ragazzi, guarda che roba. Naturalmente il nostro autista si è portato via il nostro pulmino per fare le sue consegne, i suoi giri, va bene. Torniamo dentro. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Andiamo a vedere, per noi abbiamo appuntamento, eh. Abbiamo l'appuntamento il giorno oggi. Quindi come facciamo ad andare a... Ragazzi, dobbiamo fare... Abbiamo da fare nella meccanico, eh? E non si può. Non possiamo, andiamo a vedere qua se qualche ordine. Ordini. Viaggio corto, 35 minuti. E quando è? Giorno 11. Ho capito, come si fa? Non si può, ragazzi. Quindi a questo punto, qua cosa c'è? Un'altra scrivania? Ah no, quella di prima. Quindi qua, altra scrivania? No. Di qua. Qua si esce, c'è freddo, qua ci sarà... Non c'è un bagno da qualche parte, se uno deve andare in bagno come cavolo fa? Probabilmente di qua? No, la poltrona. Che c'è qua? Allora, diamo un'occhiatina al computer, questo. Inventario. Parte di ricarica, non troviamo niente. Ragazzi, come facciamo ad andare via con il nostro mezzo qua, vediamo i veicoli. Quando rientra questo veicolo? Officina. Nuovi veicoli usati. No, ragazzi, qua non va mica bene questo che se n'è andato. Abbiamo appuntamento da meccanico, eh? Quindi appuntamento è saltato? Porca miseria. Proviamo ancora, vediamo se ci dà. Non va avanti. Facciamo così e vediamo l'appuntamento. C'è il nostro pulmino? No, quindi l'11 giugno, ragazzi. Andiamo in luglio così. Ragazzi, qua se non arriva il tipo siamo nella cacca, eh. Ma dove sei andato a portare a fare il lavoro qua? Bischero che non sei altro. Non è che l'hai messo dentro qua perché piove? Siamo un salto a vedere se l'ha messo qui dentro perché piove. Perché quello è un disgraziato, eh. Abbiamo un autista che è un disgraziato, vediamo. No, non l'ha messo qua, porcaccia miseria, qua. C'è qualcos'altro qua da prendere, altri soldi, c'erano i soldi oggi. Ma perché piove dentro qua? Ma cos'è? Auto di servizio, sì, è nostra. Raga, qui il tipo ci ha andato via col... Niente.
Niente, non possiamo riparare la macchina, torniamo in ufficio, non possiamo riparare il nostro autobus, torniamo in ufficio e aspettiamo che passi un altro giorno, che vi devo dire? Calendario e facciamo così e facciamo così. Purtroppo ci mancava il nostro... Ancora, ma ancora via questo? Che è notte? Facciamo un ordine qua, perché se no... Allora, ordine, dai. Linea 22, che giorno è il 12? Vuoi annullare questo... No, non voglio annullare questo ordine. Nuovi ordini, dai, oggi cos'è? Oggi è il 12, facciamo un nuovo ordine, facciamo viaggio corto il 18, il 13, viaggio corto facciamo questo. Lo facciamo noi così andiamo anche da meccanico, che ti devo dire io? Lo facciamo noi questo perché non possiamo mica spostarlo. Dobbiamo farlo noi per forza. Ma ce l'ha preso? Sì, ce l'ha preso. Ed è il giorno 13, quindi saltiamo un giorno e lo facciamo noi. Vediamo. Ok, dai. E poi sì, però portaci il nostro mezzo, anche tu, autista del Menga, eh. Ma dove cavolo è? Cioè, quando se lo riporta questo? Ma porca miseria! Ma che autista abbiamo? Ma cosa vai a andare via tutta la settimana con il nostro pullman? Non va mica. Dove sono i nomi degli autisti? Veicoli. Allora, veicolo giocatore. Status 91%. Veicolo. No, noi abbiamo bisogno del 15. Ce l'ha lui, ma pensa a te, ci ha fottuto il veicolo e ce l'ha lui, quindi prendiamo un ordine per un giorno più avanti al limite, facciamo un ordine per il... E che cacchio, prendiamo un ordine per il 17, viaggio corto, e facciamo il 17, magari cosa ci pagano qua? 10 minuti, viaggio corto, 1100, io direi di fare questo. Alle 9 di mattina. Potremmo fare questo alle 9 di mattina? C'è casino. Alle 6 si va meglio. 10 minuti. All'aeroporto. Facciamolo. E poi ci furgone però. Facciamo noi? Cos'è? Quanti l'ho preso allo stesso orario? Ma no! Certo, teniamo uno. Allora, il 18 abbiamo un viaggio corto, questo, via. Andiamo al 18 e speriamo che ce lo faccia fare, perché qua ragazzi non riesco a capire perché abbiamo un autista, non c'è il 18. Però c'è questo ordine qua. Salta tempo. 12-18, dai. Da, portami il mio mezzo, dai, portami il mio mezzo. Ma dove l'ha messo? Ma dove ce l'ha il mio mezzo, questo scapestrato? Dove l'hai portato? Ah! Presto! Possiamo farcela. Dai. Allora. Andiamo subito qua sopra, cerchiamo di guidare. Allora, chiudere la porta, bisogna fare così. Ok, abbiamo la destinazione. Qual è la destinazione? Ah, siamo a posto qua. Allora. Mappa. Ci dà un'indicazione qualcosa o ci dice niente?
perché a questo punto non ci dice nulla dove dobbiamo andare. Allora, andiamo nel nostro inventario qua. Andiamo nel nostro, allora, questo il 13, 2 ore dobbiamo andare. Ok, abbiamo messo nella mappa. Quindi partiamo. Bisogna partire alle 13. Ok, il 13 alle 13. Ok. Abbiamo. Però non è venuto fuori. Rifacciamo. Ok. Ok. E perché non vedo la mappa? Raga. Ok, c'è, perfetto. Ok, andiamo tranquillamente. Io farei una cosa. Ma prima di tutto prenderei qualche pasticcino, così ci fermiamo, scendiamo un attimo, arrivo dove si scende, di qua, un attimo, cibo. Cibo. Allora, prendiamo subito patatine. Prendiamo di questi qua, dai. Tre di questi, tre di una bottiglia di Coca-Cola, questa, questi, due di questi, altra Coca-Cola, ok. Grazie mille, torniamo subito su, dai 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 dai
Presto, ok. Ok, adesso facciamo una cosa fatta bene. Andiamo da fuori. Così tranquilli e ci mettiamo il nostro questo e questo. Ok. Accendiamo il motore. Ah, forse. Ok. Allora, c'è una cosa che non mi convince, facciamo così. Usiamo un attimo, torniamo su. Torniamo alla guida. Ok, perché non si muove? Sei bloccato qua, ragazzo. Finito la benzina? No, non abbiamo finito la benzina, ragazzi. Allora, ragazzi, cerchiamo di partire. Chiudiamo la porta. Ok, cerchiamo di andare. Io farei quasi quasi una visuale esterna, perché intanto vediamo anche la mappa tranquillamente, però così, perfetto. Fermiamoci un attimino, vediamo la mappa, così, così e così. Ok, via.
Madonna. Beh, un paletto. È caduto un paletto, raga. È caduto un paletto. Cerchiamo di... Ok, freccia. Va la freccia? Sì. Rallentiamo. Arriva la macchina di là. Ok, vada così. E andiamo con la vista esterna perché forse in questo momento ci rende un po'. Rallentiamo. Vabbè, è sparita una macchina. Ah, ok, giù per di qua, ragazzi. Bisogna stare molto. Molto pericoloso qua. Andiamo così con la vista interna, vai. Andiamo così, vai. Con la vista interna forse è un po' meglio. Andiamo all'aeroporto. Dobbiamo andare all'aeroporto. Cerchiamo di non superare il limite dei 90, perché qua mi sa che vediamo, stiamo andando un po' fortino, eh. Siamo giù di strada. E qua ho visto che fanno, fioccano le multe, che è una meraviglia, eh. Certo, ragazzi, ecco, il volante sarebbe tutta un'altra cosa, eh. Quasi quasi ci faccio un pensierino. Anche perché non ho solo questo, ma c'ho anche Gran Turismo, che effettivamente col volante è tutta un'altra cosa. Ok, andiamo così. Comunque dal dentro è molto più realistico e si gira anche molto meglio, eh. Ops! Molto più bello da dentro, è molto più realistico. L'importante è imparare un po' a guidare, perché se riusciamo a prenderci la mano diventa carinissimo come gioco. Guardate che bello, ho fatto la cura fatta bene. No, se prendiamo la mano, ragazzi, diventa carino, eh. Col volante secondo me diventa una cosa fenomenale. Qui vanno tutti pianissimo, perché vanno così piano? Dai, dai, che siamo già in ritardo. No, andiamo all'aeroporto, non so a prendere chi all'aeroporto, ma cerchiamo di non arrivare in ritardo, eh. Rallentiamo un attimo, c'è un camion davanti. Andiamo così, con calma. Oh, però, bella stradina, eh. Comincia a essere di piacere. Oh, rallentiamo, grande, grande rallentamento, qui c'è rallentare parecchio, eh. Bisogna stare attenti perché non vorrei fare altri danni, ne abbiamo già fatti abbastanza. Ma dove arrivo quel camion lì? Ma cos'è, Bartolini? Madonna, ragazzi, qua. Eh no, avevo la visuale messa male. Ok, teniamola così. Che vediamo che è meglio. Ok, teniamo la visuale centrata davanti, eh. E seguiamo la strada, però rallentiamo perché qua mi sa che siamo. Non vedo i volanti. Madonna, qua si rischia un travaso, eh. Si rischia. Ok, Madonna, raga, ci stiamo barcamenando qua su questa montagna. Qui sono un po' di montagne, un po' di tornanti che c'è da morire, ecco perché ci danno tanti soldi per fare questo viaggio. Capisco io tanti soldi che ci danno, 1000 passa, 2000 euro, perché è un viaggio abbastanza rischioso, eh. Vediamo di arrivare tranquilli. Non so quanto manca a destinazione perché non c'è un timer, un orologio che ti fa vedere quanto manca, ma noi siamo sempre qua. Oddio, grande così, grande. C'è un po' di traffico, eh. Ci viene dietro di noi, non so chi c'è dietro di noi, ma chi ci viene contro c'è un bel po' di traffico, eh.
c'è qua? Madonna, c'era il vento. Dove siamo? A Trieste, c'è la bora? Madonna, che discesa. Andiamo dritto. Siamo alla Oliva. Oh! Ma che fu ma sei fuori di testa tu, ma sei un gran coglione, cornutone. Ma chi sei? El cornuton spagnol? Ma per favore, cerchiamo di stare attenti qua, che mi saltano fuori così dall'incrocio con lo stop e tutto, questi disgraziati. Pakis è un termine indomasta cinese che deriva dalla... Ma lasciamo stare, va. Cerchiamo di guidare un po' alla meno peggio e di arrivare a destinazione. Anche se salta fuori qualche scappato di casa che ci buca dalla destra alla sinistra ed è molto rischioso. Comunque dai, andiamo oh, ancora vento, qui c'è del vento che tira, del gran vento che tira. Rallentiamo qua perché non so di là cosa c'è. Una curva. Abbiamo fatto bene a rallentare. Guardate il mare è bellissimo, eh. Il mare è bellissimo. Il mare d'inverno poi, adesso non so se sia inverno qua o estate, ma rallentiamo, rallentiamo e mettiamoci qua adesso, perfetto. Comunque la visuale, la grafica non è male di questo gioco, ragazzi. Siamo su Tourist Bus Simulator, io sono Tufomix, siamo sul mio canale YouTube. Madonna, la discesa! C'è un po' di vento, sul mio canale YouTube. Oddio, cosa ho beccato? Ho beccato il guardrail. È pericoloso qua, eh. È un po' pericolosetto, eh. Ma c'è forse preso il marciapiede, non lo so. Stiamo attenti. Ma stiamo attenti. Il mare è bellissimo, il mare che bello che è. Limpido. Bello. Da fare il bagno. Ma noi siamo qua che guidiamo. Stiamo lavorando e siamo qua per voi che lavoriamo. Andiamo all'aeroporto, la nostra missione di oggi è andare all'aeroporto, non so a fare cosa, arriverà una delegazione. Cosa perché? I marciapiedi, bisogna stare attenti ai marciapiedi perché mi fa saltare di netto, avete visto che botte che ci dà il marciapiede? C'è ancora un po' di vento qua, gente è ferma, non so cosa stanno facendo. Ah, per il vento. A me sono fermi tutti per il vento questi qua, non sono abituati a guidare con la bora. E allora sono tutti fermi che aspettano che smetta probabilmente. Ma noi no, noi imperterriti ce ne andiamo avanti perché dobbiamo arrivare in tempo. Cos'è qua? No, qua c'è qualcosa, cosa c'è? Ah, forse c'è qualche gara, qualche cosa, vedo la gente che guarda. Probabilmente c'è qualche gara, qualche sport. Tante macchine ferme che guardano tutte verso il mare, fuori ci sono delle corse in canoa, vabbè, qua c'è un albergo ragazzi, c'è qualche struttura, siamo arrivati a un paese, sì, siamo arrivati esattamente a... No, questo è un cartello vuoto, va bene, là c'è una curva, stiamo attenti alla curva. All'ora, ma bisogna andare più piano perché 90 all'ora è indicativo, ma qua diventa pericoloso, eh. Poi per un Puma come il nostro, che è un Pumino, noi abbiamo 20 posti ragazzi, un 20 posti, siamo su YouTube, pensa se erano 50 posti dove eravamo. Ok, rallentiamo, siamo a Galileo, siamo arrivati a Galileo e magari qua c'è anche una ferramenta, eh. Magari c'è una ferramenta qua, cerchiamo di guardare in giro se vediamo una ferramenta o qualche cosa del genere, un negozio di cucine, acqua, acqua. Dobbiamo curvare di qua. Così, perfetto. C'è una curva qua, facciamola un po' larga perché se no non riusciamo a prenderla. Ok, grande così. Non so dove dobbiamo andare, adesso vediamo, forse siamo quasi arrivati, eh? All'ospedale? Pensavo all'aeroporto io.
No, qua davanti, eh. Ah no, c'è un hotel qua. Seguiamo la strada. Ah, ok, qua, perfetto. Siamo arrivati. E fino qua per accogliere dei turisti? Ok, apriamo, vediamo chi sale e chi scende. Ma sale della gente qua? Ma ragazzi, qua non sale nessuno e noi ci fermiamo. Perché l'episodio è durato un po' di più di quello che doveva durare. Quindi ci fermiamo qua, teniamo le porte aperte, aspettiamo che tutti salgano. E nel prossimo episodio ripartiamo. Che vi devo dire, ragazzi? Comunque, se l'episodio vi è piaciuto un po', vi ha fatto divertire, vi ha, insomma, un mi piace. Mi fa comodo a me per capire se vi piace l'episodio, se vi è piaciuto. Un commento per dire se vi piace la serie. Dobbiamo ancora arrivare a casa, dobbiamo ancora. Insomma, c'è tanto da fare. Magari qua c'è qualche negozio, poi magari a PD ci vado a fare un giro. Vedere se becco qualcosa di interessante, un ferramenta, qualcosa, magari si può trovare qualcosa di interessante. Un mi piace appunto se volete che continuiamo con la serie per aiutarmi a far crescere il canale e anche un'iscrizione. Iscrizione e poi attivate la campanellina per essere sempre sempre avvisati ogni qualvolta uscirà un video nuovo, un contenuto nuovo. Ricordate che portiamo anche i football, portiamo anche altri contenuti e tutti quanti su questo canale YouTube. A volte mi trovate anche su Twitch, ma sporadicamente stiamo cercando di entrare un po' su entrambe le piattaforme, ma andiamo pian pianino perché non siamo degli YouTuber professionali, siamo delle persone che si dilettano, gli piace fare qualche video, gli piace stare in compagnia, farvi divertire laddove sia possibile e quando sia possibile, con le mie disgrazie, con i miei giochi di calcio che più ne prendo di gol e meno ne faccio, dove con le auto, Gran Turismo e col pulmino qua vado a sbattere dappertutto, ma a voi fa piacere, vi divertite e a me questo mi rallegra. Detto questo, un appuntamento al prossimo episodio. A tutti quanti, un saluto da Tourist Bus Simuletto e da Tufo Mix qua da YouTube. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.